Buonasera, siamo qui in diretta dello stadio del moto a Riccione. Come vedete sono in corso i campionati nazionali estivi di moto WISP. In vasca ci sono i giovani, perché l'appuntamento è iniziato giovedì e che si concluderà domani, vede per l'appunto in gara 3850 atleti un po' da tutta quanta Italia a rappresentare 112 società. In questo momento noi stiamo vedendo la vasca principale, lo stadio del nuoto, come vedete è un impianto imponente. Sono in corso adesso le gare degli esordienti C e B e dei giovanissimi, da qui a questa sera insomma gareggeranno, e domani poi invece sarà la giornata conclusiva per quello che riguarda il nuoto. Invece nelle altre due vasche che vedete sullo sfondo, che adesso va un pochettino anche a Brunati, praticamente invece andranno in vasca le squadre finaliste della pallavolo. Ci sarà poi possibilità per l'appunto di fare un collegamento domani in diretta e di vedere un po' abbiamo con noi Alessio Pacini, che adesso arriva in quadrante. Eccolo qui, siamo, abbiamo voluto fare questa ripresa sotto il soleone di Riccione. Alessio Pacini è responsabile di attività nuoto per la regione toscana, è un componente della struttura di attività del nuoto a livello nazionale, e poi come potete vedere anche dalla maglietta che indossa, è anche in veste di giudice volontario, perché poi qui sono volontari. Allora, subito la prima domanda che facciamo ad Alessio, un po' come stanno andando questi campionati nazionali, tenendo conto che poi è un'edizione speciale, perché sono 50 anni, esatto. Quindi 50 anni dei campionati nazionali e 70 anni della WISP, quindi insomma compleanno veramente una doppia festa. Sì, sì. Ma direi che stanno andando benissimo, la risposta delle società come sempre è stata ottima e appunto i numeri lo dicano, e diciamo anche a livello di andamento delle gare per ora è filato tutto liscio. L'unico intoppo c'è stato ieri, però purtroppo è stato un intoppo legato al maltempo e quindi diciamo non è di peso né da noi né da niente, però contro il maltempo purtroppo non abbiamo potuto fare niente. Nonostante ciò, comunque diciamo per i ragazzi è stata comunque una festa, e anche perché per loro comunque diciamo sì, è importante la gara, è vero, però alla fine quello che conta sono anche queste giornate che passano insieme ai loro amici qui a Riccione, ormai un appuntamento fisso tutti gli anni, e quindi diciamo alla fine sicuramente anche quella mezza giornata di maltempo non l'avranno passata qui in piscina, ma sicuramente in compagnia di tutti i loro amici. Adesso faceva riferimento per chi non era a Riccione o comunque sì, qua in zona, ieri c'è stata una bomba d'acqua, ma una cosa proprio insomma sbalorditiva, e quindi alcune delle gare sono state per forza maggiore annullate. Tu stavi giustamente sottolineando il fatto che insomma è un momento di festa per i ragazzi, è un momento di festa anche per la città, perché ormai sono tanti anni che si viene qui a Riccione, anche perché è un impianto che veramente permette di fare grandi cose. Sì, direi che in Italia impianti del genere sicuramente si contano sulle dita di una mano, e comunque penso che anche le strutture ricettive delle città, ecco, una città come Riccione sicuramente riesce a soddisfare le richieste con numeri così importanti, e direi comunque anche la sera facendo due passi per le strade di Riccione è bello vedere tutti questi ragazzi o bambini insieme ai loro allenatori tutti insieme che comunque fanno festa. Senti, tu giustamente dicevi che è un momento di socialità, insomma di incontro per fare ragazzi da tutti quanti da Italia, però di fatto è un momento per incontrarvi anche voi che siete del nuoto WISP, perché poi siete presenti sul territorio. Ti ricordo, tu sei responsabile per la Toscana, però insomma magari non è che capita spessissimo che potete vedere tutti quanti. Sì, no, sicuramente è un'occasione anche per noi volontari, perché comunque alla fine all'interno del nuoto WISP, comunque insomma di tutta la WISP, creiamo questi grandi gruppi, diciamo queste famiglie alla fine allargate,
ci conosciamo da anni e anni e anni. Io per esempio ho iniziato da quando ero atleta, quindi si parla già del 90-91, la prima volta che sono venuto ai campionati, e tuttora sono qui presente come giudice volontario, e quindi insomma si stringono anche dei rapporti tra di noi di amicizia, e questo appuntamento alla fine è un appuntamento fisso anche per noi, per potersi rivedere perlomeno una volta l'anno con le persone ovviamente lontane che non sono del nostro territorio di provenienza. Sottolineo che quest'anno, proprio perché i numeri sono stati da record, è un centinaio di persone che sono coinvolte nell'organizzazione tra giudici e poi volontari che materialmente, non lo so, portano anche le all'acqua, ecco, tutto quello che poi serve. Certo, sì, siamo una squadra che conta quasi 100 persone, perché ovviamente oltre ai giudici presenti in vasca che servono per l'andamento, diciamo, materiale della gara, però alle spalle dei giudici in vasca c'è anche un gran numero di organizzatori che magari non si vedano fisicamente perché sono nelle retrovie, però sono fondamentali al 100% come il resto della giuria sul piano vasca. Senti, io volevo chiedere una tua testimonianza, perché sono tanti anni, mi accennavi prima che sei all'interno della WISP. Cioè, che cosa è per te e cosa poi insomma ti spinge? Alla fine poi insomma vi dite sono bellissimi momenti, però insomma anche vedo che è molto caldo, le giornate sono molto lunghe. Sì, no, sicuramente non è una vacanza, non siamo ovviamente neanche a lavorare, è una cosa che facciamo sicuramente per passione e per trasmettere anche a questi ragazzi, bambini, tutto lo spirito ovviamente della WISP, che è lo spirito alla fine che ci è stato trasmesso anche a noi fin da piccoli, visto che insomma anch'io ormai è più di 20 anni e sono all'interno della WISP, e tuttora faccio di tutto per poter venire via dal lavoro questi 4 giorni l'anno e essere qui presente. Bene, allora io ringrazio ancora Alessio Pacini perché sta bella chiacchierata. Vi ricordo che i campionati nazionali estivi si concluderanno domani mattina, e domani mattina ci sarà un nuovo collegamento dello stadio di Rizzone, e vi saluto, io sono Raffaella Calamini e per oggi è tutto qui da Rizzone. Grazie ancora.